Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati qui oggi in una nuova puntata con me in riproduzione con Gabriele. Oggi anelliamo e quindi è arrivato il momento di anellare e volevo anellare con voi. Faccio subito una premessa: io non ho mai coperto con scotch di carta gli anelli quando vado ad applicarli. C'è chi lo fa e non voglio dire se è giusto o sbagliato, perché non è giusto assolutamente, ma io non lo faccio perché non ho mai trovato la vera necessità. Non ho mai trovato dei soggetti, non ho mai avuto questa sfortuna di avere dei soggetti che sono estremamente aggressivi di magari prendersela con l'anello o buttare il pullo fuori dal nido. Sono stato fortunato, però non ho mai avuto questa necessità, quindi non vado a coprire l'anello con dello scotch di carta. Quindi andrò semplicemente ad applicare l'anello, punto e basta. 8-9 giorni, questa è la data all'incirca in cui vado ad applicare l'anello. Poi può essere che si arriva al decimo, si può anellare al settimo, questo dipende dall'andamento del nido e dalla voglia, dall'imbeccata che hanno i genitori durante questi 6, 7, 8 giorni. Quindi, secondo se un nido è molto numeroso, di solito tende a traslare la data di qualche giorno. Se il nido è poco abbondante di pulli, di solito si verifica che abbiamo l'anticipo magari di un giorno. Bene, detto ciò, andiamo ad anellare. Splendido nido di agatoopale giallo mosaico. Vado a prendere il primo. Questa è la grandezza che all'incirca deve avere il piccolo. Questo è qua. Lo vado a prendere. Con le dita della mano destra, io sono destro, vado a stringere il piede tenendomi il primo dito dietro e con l'altra mano vado a inserire l'anello facendo cura che tutte e tre le dita entrino. Vedete? Adesso lentamente, no, devo guardare la camera e guardare il pullo contemporaneamente. Quindi non è facile, ecco, sono tutte e tre dentro, vedete? Le vado a prendere e vado leggermente piano piano a tirare, poi con la mano mi porto il primo dito, lo faccio uscire dall'anello lentamente e l'anello è stato messo. Andiamo a fare la stessa procedura per gli altri. Bene, continuiamo con l'anellamento. Vado a prendere il secondo. Come prima, controlliamo che le dita siano tutte passate e via. Questo l'avevo già fatto in precedenza. Questi sono dei pulli che hanno 8 giorni. Qua faremo un po' più di fatica, al tatto sento già una zampetta un po' più grossetta. Quindi cerco di massaggiare e stendere le dita in modo tale che si allunghino un po', si mettano dritte.
Allora, faccio una precisazione. Io anello in ordine casuale, in questo caso ho anellato 52-53 insieme nello stesso nido, ma anello in maniera casuale, ho il portanelli e li prendo un po' a casaccio gli anelli, quindi posso capitare di prendere un numero basso, un numero alto, anello in maniera casuale. Non seguo la sequenza dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo, quindi vado un po' casuale, cioè li ho messi nella pila dei portanelli e li vado prendendo un po' a casaccio. Quindi volevo fare solo questa precisazione. Ripongo il nido dai genitori. Bene, carissimi amici, abbiamo anellato un nido insieme, le cove stanno andando abbastanza bene e ci rivediamo nella prossima puntata dove inizieremo a seguire un pochettino la fase di introduzione secondo nido, separare quando, come. E vediamo come dobbiamo ottimizzare il secondo nido con i novelli dentro presenti. Quindi niente di difficoltoso, niente di estremamente complicato, anzi. Quindi vediamo lo sviluppo di questa fase insieme nel prossimo video e basta. Un saluto da Gabriele Caetti, mi vi lascio, un abbraccio. Ciao.